Cari lettori, non capita spesso che in copertina del nostro settimanale ci sia una persona, un personaggio, magari una coppia. Però dopo che abbiamo ascoltato anche al telefono la storia di questa famiglia della Val di Sole, in cui lui, lei e anche la figlia erano rimasti colpiti dal Covid e poi sono guariti dopo 2 mesi, un'epopea di tamponi, di speranze, anche di sofferenze, ci siamo detti che era una storia significativa di molte altre, soprattutto per il grazie che affiorava da questa storia. Ci voleva però la foto e la copia del pelo non era disponibile. Abbiamo strappato un incontro dicendo che il solo testo non regge dal punto di vista giornalistico. Abbiamo fatto così questa foto, però la raccomandazione era piuttosto mettete una foto della chiesa. Siamo andati al bar e solo dopo aver letto il testo di questa intervista e soprattutto aver concordato questo titolo, Il grazie dei guariti, siamo riusciti a strappare un consenso e ci siamo, come dire, fidati, speriamo di essere assolti, di aver messo Laura e Renzo in copertina. Gli amici da Val di Sole sapranno che questa fontana non è a Vermiglio, il paese di cui parliamo, ma è a Terzolas. È un piccolo trucco, ma ci trovavamo lì per presentare il libro Le alte vie di Emanuele Stablum, il medico solandro religioso, edito da Vita Trentina, di cui pure parliamo in questo numero, di cui vi abbiamo svelato un po' questa copertina anomala e personalizzata e scusa naturalmente a Laura e Renzo, ma sappiamo ormai di avere la loro amicizia.